Si è parlato di cambiamenti climatici e del futuro della risorsa idrica al Teatro Petrarca di Arezzo, dove si sono riuniti alcuni dei più autorevoli esperti nazionali di clima e ambiente. Un evento organizzato per i suoi 20 anni da Nuove Acque, il gestore del servizio idrico integrato di Arezzo e parte della provincia senese, che ha scelto di affrontare così un argomento di forte attualità. Sulla risorsa idrica, negli ultimi 20 anni di gestione ci sono stati almeno 4 eventi importanti di siccità che hanno imposto proprio di ideare e realizzare delle infrastrutture e delle politiche innovative di gestione della risorsa, data che è sempre più scarsa, proprio per poter assicurare 365 giorni l'anno il servizio e l'acqua ai nostri rubinetti. In che modo? No, a Nuove Acque ha lavorato sostanzialmente su 2 linee, una parte infrastrutturale, quindi il territorio ormai dotato di una grande, chiamiamola autostrada dell'acqua, dall'invaso di Monte d'Oglio. Dall'altro lato abbiamo investito moltissimo sul contenimento delle perdite idriche con tecnologie innovative di calibrazione delle pressioni, ma anche di correzione della qualità dell'acqua nelle tubazioni per ridurre al minimo le interazioni e per esempio i problemi di corrosione. Tra i protagonisti più attesi della giornata, Mario Tozzi, divulgatore scientifico e primo ricercatore del CNR. Noi umani sprechiamo un po' troppo l'acqua, ecco, la buttiamo via, questo andrebbe evitato, ma non tanto nello spreco domestico, quello diciamo che ormai lo teniamo un po' sotto controllo, riusciamo a fare alcune operazioni per controllarlo. Certo c'è lo spreco degli acquedotti, ma una gran parte di quell'acqua poi ritorna nelle falde, dunque non è quello che preoccupa è lo spreco in agricoltura e in industria, lì se ne butta via a milioni di litri. Non è possibile che per fabbricare degli oggetti usiamo così tanta acqua, ecco, quello è l'uso occulto dell'acqua, non riusciamo a vederlo subito, quindi ci sfugge e dunque da questo punto di vista si rischia di perdere il controllo. Quello spreco lì non ce lo possiamo più permettere perché l'acqua sulla terra è sempre la stessa, noi siamo sempre di più, dunque. Il recupero della risorsa idrica passa indubbiamente anche dalla ricerca delle perdite. Arezzo in questo caso può definirsi indubbiamente un'isola felice. Della città italiana che ha meno perdite in assoluto, quasi il 19% di perdite rispetto al 38% del livello nazionale e al 28% del livello regionale. Noi abbiamo ora l'esigenza di fronte ai cambiamenti climatici, quindi al riscaldamento globale, di immagazzinare quanto più acqua possibile per poterla riutilizzare nei periodi di crisi, di siccità.